Diego Di Gennaro, allora ti rubiamo qualche minuto prima della grande festa. Siete in Serie D, tu che sei una bandiera dell'Olbia, cosa stai provando in questo momento? È una sensazione bellissima, aspettavamo da tanto, già l'anno scorso ci eravamo andati vicini, però peccato, rimandato, però adesso ce la godiamo, insieme a tutta la città e anche se lo merita. Dopo la delusione dell'anno scorso, abbiamo parlato anche con Marco Manis, era difficile e dura ripartire, invece come ha detto il tuo portiere, bisognava completare l'opera. Sì, eravamo molto motivati anche l'anno scorso e quest'anno siamo partiti ancora più motivati, più arrabbiati, giustamente, perché alla fine abbiamo perso lì a Massa, abbiamo perso 6 diritti per poco. Senti, una vittoria schiacciante, ma all'inizio del giro di ritorno non sembrava così. La sconfitta di Gavoia aveva forse fatto temere il peggio? Sì, dai, perché loro nel loro campo è difficile giocare. Sono una buonissima squadra, però noi eravamo avevamo la consapevolezza dei nostri mezzi e abbiamo lavorato bene. Il risultato si è visto. Ecco, prendo spunto dalla maglietta che ora inquadriamo, c'è scritto Olbia di personalità, avete vinto quindi questo campionato con tanta personalità. Sì, con tanta personalità da parte di tutti, a partire dalla città, la società, ai giocatori, a tutti. Senti, tu hai una dedica speciale per questa vittoria? Io, oltre a dedicarla a tutti, alla mia famiglia, a mio padre che non c'è più, soprattutto a quello. Senti Diego, tu che hai giocato anche in altri palcoscenici con l'Olbia, la Serie D cosa sarà? Un campionato si spera di passaggio e un trampolino di lancio ulteriore? Adesso ci godiamo la vittoria d'eccellenza e poi sarà la società mettersi a tavolino e vedere cosa può fare. Va bene Diego, grazie, complimenti e in bocca al lupo per tutto. Grazie.